Altro scappuzzino. Benvenuto nuovo studente, confidiamo che tu sia emozionato come noi riguardo il tuo primo giorno del liceo Godfellow. Accertati per cortesia di portare i seguenti oggetti con te il primo giorno della lezione, cosicché tu possa cominciare subito con il piede giusto. Una cartella robusta con tasche per ogni ora di lezione, un quaderno a righe per ogni materia o un quaderno grande con 6 sezioni divise, almeno 6 penne blu o nere o 6 matite. E 6 matite! Una confezione di matite colorate, un lucchetto standard per l'armadietto assegnatoti, un pranzo nutriente o 2,50 dollari per il pranzo servito nella mensa scolastica, un atteggiamento positivo. Per cortesia ricordati di riposare bene la notte precedente per essere pronto per la prima campanella dalle 8 in punto. A presto e ancora benvenuto, Presidente, oppure Preside Beth Wallace. Ok. Oh my god, you are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school, and there I am, introducing myself to the class, and I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, pushing pretty hard for a rewind button, because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Right. Vabbè, il primo giorno di scuola, aggiunto allo zaino. Quello certamente al diario, no? Vabbè. Vediamo se c'è qualcosa dietro, qualche porta. Nulla di che. Ma avrà dimenticato lo zaino qua. Comunque. E qua che abbiamo? Ciao mamma, papà e Sam. Sono a Parigi, ho fatto molte cose parigine, incluso mangiare le petit déjeuner e indossare un berretto. Avrò molti film da scrivere quando sarò tornata. Sam, ti porterò qualcosa della campagna letteraria di Shakespeare, siccome sei la mia sorella preferita. Vi voglio bene, Katie. Sì, metti a posto. Ok, nulla di interessante. Qua sotto cosa abbiamo? Abbiamo il cassetto, mo. Ok. Prendi pacchetto di carte. E ci possiamo fare una bella scopa? O magari una briscola. A che ci mai sentito queste carte? Che razza di gioco è? Comunque. Riposiamolo. Prendi matita. Cancelliamoci. E qui cosa c'è scritto? Sarà un niente di particolare. Leggi necrologico? Oscar Mason, di anni 60, della provincia di Boone, si è spento serenamente lo scorso mese della sua abitazione. Addirittura serenamente. Il signor Mason era nato l'8 settembre del 33 nella casa che sarebbe stata la sua dimora per il resto della sua vita. Conseguì la sua laurea in farmaceutica in giovane età per tornare nella provincia di Boone. Divenne subito una figura molto amata dalla comunità. Nei decenni precedenti la sua morte era raramente visto fuori dalla sua casa. Ok. Un'onoranza funebre sarà tenuta questa domenica nella prima chiesa metodista alle 13 in punto. Tutti sono i benvenuti. Gli sopravvivono il nipote Terence Greenbrier, così come spiritualmente la gente di Boone alla quale egli disturbi benessere e conforto. Ok. Sarà uno di famiglia comunque. Prendi foto. De Soto? Mi sa che siamo noi. Però non avevamo i capelli biondi? Più di cassetto. Va bene. Ah, qui c'è una porta, no? Vediamo. Nulla di particolare. Vediamo qua dentro. Niente. Ok. Continuiamo il nostro percorso.
Sento qualcosa. Ma suppongo sarà una televisione perché qua vedo luce. Entriamo innanzitutto qui. Oh Cristo, qua è tutto buio adesso. Come facciamo? Luce? Ah, meno male, dai. C'è una porta aperta. Qui cosa vediamo? Cosa abbiamo qui? Un liquore, cos'è? Accendi il ventilatore? E perché dovrei? No, spegni, dai. Troppo rumore mi fa. Qui c'è un giornale, niente di che. Apriamo. Nulla. Qua c'è nulla. Che sta porta mezza? Ho capito tutto. Esamina modulo. Agenzia di assicurazioni Crestwell Incorporation. Modulo ispezione impianto elettrico. L'impianto della casa è tecnicamente aggiornato ai requisiti di sicurezza e amperaggio. Tuttavia diversi strati di circuiti sono stati aggiunti nella struttura durante gli ultimi 100 anni. Il sistema è spesso imprevedibile, le luci lampeggiano senza alcun chiaro motivo. Pressione sulle assi e sugli stipiti delle parti delle porte disturba i circuiti elettrici direttamente dietro la superficie. Una revisione a dovere del sistema elettrico comporterebbe danni irriparabili ai muri, al pavimento e alle giunture della struttura. Dopo una discussione con il signor Greenbrae, vista l'attuale assenza di problemi di sicurezza, tali problemi non saranno presi in esame. Harold Price Jr., elettronica, gatto nero, ecco. Ok. Quindi la casa mi sa che sia ben attrezzata. Chiudiamo. E non c'è nulla da poter vedere. Ok, vediamo qua, c'è un libro. Prendilo. Benjamin Almond, l'omicidio, una teoria. Ok. Nulla di particolare. Qui cosa abbiamo? Abbiamo adesso, prendi, evidenziatore. Ok, possiamo utilizzarlo? Ok, qua abbiamo delle penne, pennina, e vabbè, non penso che... Esamina carta. Pioneer CLD D703, combinazione di lettori. Laser disc, compact disc, prezzo consigliato, $999.99. Telecomandato con luci posteriore, lettore doppio lato, uscita cuffie, display on off, rotella jock dial fronte e telecomando. Mamma mia, questi lampi. CLV digitale slow motion blocco frame, memoria ultimo frame, due uscite S video, uscita ottica casiali, doppio convertitore, un bit, bla 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 bla. Si dice esperto di tutto, maestro in niente. Devo dissentire. La maestria non è una questione di specializzazione, ma certezza di funzionalità e dedizione manifatturiera. Se vuoi, se vi capita di trovarvi in un negozio per una combinazione di lettore LDCD, sarete felici di sapere che Pioneer sembra essere la soluzione. Vabbè. Ok, puoi fare di meglio. You can do better. Ok. Tornata alla base, ancora mandato indietro nel tempo a Dallas 1963. E se JFK non era JFK? E se io non ero io? Cioè, cosa vuol dire? Comunque, viaggio nello spazio anticipato, utopia, tecnologia avanza, seconda guerra mondiale terminata prematuramente, flusso del tempo troppo differente. JFK presidente, US plus USR, coalizione. Cinese, giapponese, libanese, africano. L'esito desiderato della morte di JFK risulta in un paradosso. JFK registrato da HBO. Teoria del proiettile magico. Cecchino solitario. X-File controllare con Sam. Ma chi era su JFK? Collinetta erbosa trasciata. LHO intercettato nella Russia. LHO ucciso nel Memories. Perché non interrompe il corteo minuti prima del... posso far fuoco? JFK avvelenato, rapito e ferito.
lo stato di emergenza a Dallas cancella corteo automobilismo. Comunque, JFK, eccolo qua. Che hai visto nel film Scopri la verità. Apriamo la porta. Prendi faldone. Cioè, mettiamoci dove c'è luce, perché qua non vedo niente. Ecco. Nulla di che. Lo lasciamo a terra. Vediamo, c'è una notizia. E questo che cos'è? Ma perché me lo metti in faccia? Io non... Che cos'è sto coso? Un pezzo di legno? Aspetta un attimo. E ora... Leggi lettera. 10 agosto 1972. Da Arbor Hill, Bone Country, a Terence Moon. Ok. Ciao Terence. Scrivo di ciò che immagino e spero sia una gioiosa occasione. Mi è giunta voce che ti sei appena sposato con una bellissima ragazza. Ho avuto più che abbastanza tempo durante i lunghi giorni e notti nella casa Arbor Hill per pensare al mio passato e alla mia famiglia. E i miei pensieri spesso indugiarono sul tuo sviluppo e benessere negli ultimi 10 anni da quando ci incontrammo l'ultima volta. Il tuo matrimonio mi rassicura molto in questo riguardo. Auguro a te e alla tua nuova sposa molti anni felici insieme. Siete sempre i benvenuti qui ad Arbor Hill, anche se comprendo certamente che non vi sentite di accettare questo invito. Sinceramente tuo, Oscar Maisie. Ok. Qui manco un pezzo di carta. Chiudi cassetto. Cassetto, nulla di particolare. Ok, e qua inserisci combinazione. Oh Cristo, e adesso 4 numeri. Bene, mi sa che dobbiamo indovinare la cassetta. E adesso dove lo troviamo sto cazzo di combinazione? Qui manca una cartella comunque. Vabbè. Ah, e qui c'è una carta tutta... Leggi pagine spiegazzate. John Russell aprì gli occhi e le vide. Le stelle scintillanti come se giacessero sull'erba del giardino di famiglia nel Massachusetts, anche se quel posto era lontano milioni di miglia. No, allontanò il sonno dai suoi occhi guardando attraverso il vetro di sicurezza rinforzato dal carbonio della situazione spaziale Archimedes. Sì, era molto lontano da casa, ma il futuro aveva bisogno di lui. La testa di John Russell fluttuava, si sentiva incredibilmente sbronzo, pur non avendo bevuto un goccio da ore. Vomitò sui propri piedi nudi. Rimase così per un momento scrutando le sue unghie malaticcie, esaminando i suoi stinchi nudi, le sue ginocchia nude. Era completamente nudo. Guardò in alto e incontrò gli occhi di una splendida donna bionda che indossava una stretta sovrabveste di fibra di polimero. Il tessuto era anche sollecitato alle cuciture per contenere le sue generose forme. Era decorato con la frase «operatore trasferimento materia» e poi svenne. John Russell attraversò il varco nel tempo. Prima soltanto i messaggi passavano, ma adesso anche un uomo. Ne avevano bisogno, ora più che mai. Cambiare il passato non era più sufficiente. Le istruzioni, il consiglio, è stato chiaro. Cosa procurarsi? Cosa costruire da esso? Come assemblarlo? Così creò la macchina. Come trasportarsi fisicamente nel tempo? E lì rimase. Sul ponte della navetta spaziale Archimede, comando del vascello, perché solo lui, che aveva salvato la vita del presidente 2 volte precedentemente, poteva guidare l'equipaggio al loro destino, il destino della galassia. Bene. Ah,
qui c'era una lampada, manco l'avevo vista. Comunque continuiamo adesso qua. Qua mi sembra che abbiamo controllato tutto, c'è? Ok. Luce? Meno male che finora c'è, ovunque andiamo, luce. Ma vabbè, se adesso qua troviamo qualche libro. Ma ce ne sono miliardi di libri, sinceramente. Che cos'è, una biblioteca qua? Sembrerebbe di sì. Fuori sta piovendo, e qua che c'è? Ok. Ok, vediamo qua. Fuori non si vede un accidente. Accendiamo la lampada. Esamina rivista. Ok. Nulla di che. Fazzoletti. Soft face. Qualche numero? Niente. Ok. Che c'è qua? Sotto bicchiere. Quadrifoglio, che cazzo è? No, no, possiamo. Penna. Niente in particolare. Ok. Qui cosa vedo? Per tenere i libri. Ah, bella sta idea. Apriamo il mobile. E qui c'è una scatola. Prendi il coperchio. Prendi il secondo libro di papà. Terence Greenbrier. Il pari accidente. Saranno tutti uguali, io penso, sti libri, sì. Vediamo, buttiamo tutto via. Diamine, papà. Ok, e qua? Gentleman, Magazine for Men, febbraio 1989. Ma vorrei vedere cosa c'è ancora più sotto. Là ci stanno tante. Diamine, papà. Ok. Andiamo a controllare qua. Qui ci sta una pianta. Ok, qua qualche libro interessante. Eccola, una rivista, cos'è? Libro. Un estraneo sotto il mio tetto. Comprendere i ragazzini. Possiamo. Apri cartella. Ah, la combinazione 0451. Ok, leggiamo intanto qua. Ciao Terence, David mi ha chiesto di scriverti riguardo la recensione che hai presentato gli ultimi mesi. Francamente stanno diventando un problema bello grosso dal punto di vista editoriale. C'è un limite sulle parole. E tu lavoro strano. E tu lavoro starne al di sotto. Non mio che devo accorciare. Anche se sta diventando ogni volta sempre più difficile eliminare le digressioni e in un sequitur senza grossi rimaneggiamenti, i lettori di Home Theater affiancando afficionado, che cazzo vuol dire questo? Mai letto una parola di italiano di questo genere. Vogliono leggere qualità e valore degli hardware, non riflessioni sulla tua giovinezza. David ti conosce da molto tempo ed è il capo, e per suo pronunciamento un'altra chance. Devi scrivergli una bella lettera di ringraziamento per la sua pazienza e generosità. Rivedi la tua vecchia roba e ricomincia a mandare recensioni come quelli di una volta, così tutti saranno contenti. Grant Cartwright, editore della recensione magazine Home Theater Afficionando. Ah, non è una parola italiana. Dannazione. Comunque, andiamo ad aprire subito la cassaforte, dai. 0451, dai. Mi sa che non c'era più niente qua da vedere.
0451. 0451. Dai, dai, eccoci qua. Sperando che sia lui. Inserisci la combinazione allora. 0 4 5 1. Ah, funziona. Leggi documento. Avvocati Kubelik e Wiese. 21 strada. Egregio Mr. Mason. Troverà allegati i suoi documenti originali e copia stampante per sua catalogazione. La copia vidimata è stata archiviata dai nostri uffici. La ringraziamo per aver affidato la sua decisione su una tale importante questione. Cordialmente, avvocato, ok. E qua di che cavolo si tratta ora? Volontà testamentare di Oscar Mason. Io, Oscar Mason, in pieno possesso delle mie facoltà mentali, dopo piena perizia degli oggetti di valore in mio possesso, con il presente dichiaro le mie ultime volontà. Il seguente dovrà restare valido anche dopo la mia scomparsa. Io dichiaro di essere stato residente della provincia di Boone per tutta la vita, di non essere coniugato e di non avere prole. Coniugato? Io dichiaro di non avere debiti irrisoliti in mio nome verso nessun creditore vivo o morto. Io con il presente lascio in eredità ogni oggetto di valore di cui in caso di morte fosse in possesso, inclusi l'abitazione e gli acri circostanti ubicati ad Arbor Hill 1, così come ogni altra proprietà personale e conti deposito a Terence L. Jr. stesso della provincia di Ellis. Nell'eventualità che detto Terence L. Jr. mi prenda prematuramente, allora è solo in tale eventualità. L'eredità passerà negli stessi termini alla sua parola seconda età e competenza nella gestione della stessa. Volontà testamentarie di Oscar Mason. Io, Oscar Mason, in pieno possesso delle mie capacità mentali. Ok, questo l'ho letto. Io dichiaro di essere stato un residente della provincia di Boone tutta la vita. E questo ce l'avevo letto. Manca il 3 però. Un minuto. Questo abbiamo letto. Io con il presente lascio in eredità. E questo l'abbiamo letto. Questo. Io ho sottoscritto il mio nome a questo testamento questo 13° giorno di agosto del 1963 negli uffici della segretaria della tribunale della provincia di Boone, Oscar Mason. Ok, va bene. Letto ciò e visto ciò, la cosa si fa un po' interessante. Bene, io direi di fare un piccolo cut e poi nel prossimo episodio vediamo di poter indagare un po' del motivo per cui noi ci ritroviamo soli senza aver trovato nessuno in casa. Il padre mi sa che non sia un santo, visto che... Comunque, io non so niente e voglio semplicemente vedere cosa succederà più in avanti. Alla prossima, raga, statemi bene, vostro Luparo, ciao ciao.